Cecilia Rodriguez sul trattore con Moser, in campagna per amore. Fuga romantica in campagna per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono passati dalle parole ai fatti e, alla fine, lui a lavorare in campagna che è tornato veramente. Non sono molto lontani i giorni in cui il padre di Ignazio invitata il figlio e la nuova fidanzata a tornare a casa per lavorare alla vendemmia. L'affermazione di Moser segno riportata sui giornali, infatti, era rimbalzata da un social all'altro, riuscendo a fare addirittura notizia. Le parole del noto ciclista, tuttavia, come ha spiegato in diverse occasioni Ignazio, sarebbero state ironiche fin dal principio. Non era affatto contrariato, sa quello che stava succedendo, solo un po' scettico. Adesso sia lui che la moglie sembrerebbero aver accolto Cecilia a braccia aperte nella propria famiglia. Su Instagram Ignazio e Cecilia insieme su un trattore ad arare i campi. La coppia nata nella casa del grande fratello VIP, qualche ora fa, ha caricato sui social un video di loro due insieme in sella ad un trattore. No, non è uno scherzo, per ironia della sorte Cecilia e Ignazio si trovano davvero in campagna. Come dimostra l'ultima foto postata da lei sul suo profilo Instagram. Abbracciati e in tenuta super casual i due innamorati infatti tengono in mano dei cuccioli, dentro quello che sembra essere proprio un casolare rurale. Fuga romantica o prove tecniche? Certo è che non c'è modo migliore del lavoro sul campo per immergersi a pieno nella vita di campagna. Come molti hanno notato, alla fine, Ignazio a vendemmiare insieme a Cecilia che è andato veramente. Cecilia, Ignazio e le critiche sui social, sulla coppia tutti hanno da dire qualcosa. Cecilia e Ignazio fuori dalla casa hanno dovuto fare i conti spesso con le opinioni negative dell'opinione pubblica. I due infatti sembrerebbero non molto amati dalle persone che hanno seguito la loro storia al Grande Fratello VIP. I commenti ostili e gli insulti sui social sarebbero stati così perseveranti da spingere spesso i membri della famiglia Rodriguez ad intervenire per prendere le difese di Cecilia. L'astio nei loro confronti, prima o poi, scomparirà? Vero è che, tra i tanti contrariati da questa storia, molti sono anche fan della coppia, comunque felici di vedere i due giovani ancora insieme.